cittadini di pagare il 20% della TARSU che rimane ferma in comune, stabilite delle regole che siano più comprensibili, no, 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 e facciamo arrivare quello che dobbiamo fare. Voi sappiate che cosa noi possiamo fare. Noi possiamo fare non tanto sulla TARSU, sulla discussione con Roma, ma su tante altre questioni. Per esempio quella che diceva lui sulla la sospensione dell'IVA fino alla cassa della fattura, che peraltro negli ultimi decreti c'era. Ma potete farlo? La domanda è: potete fare pressione perché si dia respiro ai comuni? Possiamo, abbiamo contatti diretti con Roma, con la nostra giunta. Però, una cosa però gliela voglio dire: noi possiamo fare una roba per far scendere la TARSU. Questo dipende più da noi. Siccome la TARES non è che in tutti i comuni si paga sulla base, cioè bisogna coprire quello che è il costo generale del servizio, ma il costo è fatto di due soci. Primo, raccolta, spazzamento, servizi generali, disinfestazione, deratizzazione, tutto quello che ci vuole in una città civile, ok? Secondo, lo smaltimento. Ora noi abbiamo nella città di Imperia servizi di smaltimento pauroso dovuto al fatto che c'è tutto di Stato. Ok? Allora, noi, il comune, vogliamo che il monte totale della TARSU possa innanzitutto scendere. Questo è il e dobbiamo farlo cercando di lavorare sulla differenziale. Questo è il motivo per cui stiamo lavorando affinché, cioè stiamo tenendo monitorato quel contratto lì, perché capite che dopo 20 anni di gestione di un altro soggetto, se siamo arrivati al 18%, se teniamo 18% di differenziale, noi in alcuni comuni siamo a 65, 70, 80, a Salerno sono arrivati all'80%. Però c'è qualche problema. Scusa, e noi dobbiamo da questo punto di vista, come amministrazione, fare di tutto perché si salga con le perché si scende con i contenimenti fiscali. Scendendo con i contenimenti fiscali, scende la quota di smaltimento, scende con le aumenta sempre. Perché non è ancora sceso, siamo nella prima linea. Allora, l'anno prossimo dobbiamo essere a 60. Dobbiamo, perché se no paghiamo anche delle sanzioni. Non so se è chiaro. Se noi l'anno prossimo non arriviamo a 65%, ci tocca anche pagare delle sanzioni. Ma perché dall'altra parte non succede? Abbiamo un esempio di sotto, era un signore che è sotto, e uno sarà uno probabilmente che ci darà la sede dove trovare a riunirci. Allora, era residente in comune di Mantova, hanno iniziato fatta bene a fare la differenziata, si sono trovati a pagare un esempio da